Bambini. Ciao, buongiorno, buongiorno bambini, buongiorno dai Ludomastri. Volevamo raccontarvi una storia. Prendiamo una storia da un nostro libro, dai. Sai, noi, il nostro lavoro è quello di inventare giochi e raccontare storie. Anzi, nei nostri libri ci sono sempre un po' di storie, ma tantissimi giochi. E questa è la storia di Albert, Sì. che è un bambino appassionato di giochi e che vuole partecipare al... Super mega grande gioco! Solo che Sonia ha perso il biglietto e non lo trova più. Uffa! E deve andare a cercare il biglietto. La mamma non sa dove l'ha messo, lui non sa e va a cercarlo. Scopre che però per trovarlo ha bisogno l'aiuto di quattro amici. E i quattro amici sono i capitani dei neuroni che stanno nel suo cervello. Sono Capitan Memo, che lo aiuta a ricordare. Capitan Amerigo, che lo aiuta. A osservare, Poi c'è Capitan Zero che lo aiuta a contare e e il Cap capitan che Dante. lo aiuta a parlare. Io oggi volevo fare un regalo ai nostri amici e piccoli lettori. Senti, chiamerei Capitan Dante. So che tu Sì. sei un'esperta di storie e di fiabe Sì. e vorrei far fare questo gioco Che che poi bello. diamo un link dove possono scaricare proprio questa pagina con Perfetto. queste immagini e ognuno potrà inventare la storia. E La storia magari giocare col nonno, con la nonna, con la zia per inventare la storia più bella. Questo Sì, magari possono prendere tante altre immagini da altri libri e inventare storie anche con è altri pure libri. vero. Il gioco è semplice. Si devono scegliere tra queste immagini, cinque immagini, casualmente direi. Ok. La prima inizia con C'era una volta, come una Sì. storia, e poi io con gli occhi chiusi toccherò le altre immagini e tu devi continuare a raccontare la storia. Oh. Inizio con C'era una volta un gatto. E la seconda immagine è un bambino, Albert. E c'era una volta un gatto che dormiva insieme ad Albert e Albert la mattina si svegliava. Si svegliava, E insieme al suo gatto andava in cerca di farfalle. cacciatore di Sì. farfalle. Cacciatore di farfalle. Ah, qua guarda, sono un E po' poi indeciso tra un all'angolo. pallone e un cono gelato. Meglio il cono gelato. E naturalmente amava prendere, fare colazione, anzi, merenda, diciamo, con un buon gelato, tutto colorato, proprio come tu, come le farfalle che catturava. Attenzione Sonia, perché la prossima immagine sarà quella del finale. Quindi Oh. qui ora devi concludere questa storia, perché cosa è accaduto alla fine mentre loro mangiavano il gelato e andavano a caccia di farfalle? Era C'è una luna. giunta la notte e Albert naturalmente aveva sonno e si prese il suo gatto, se lo portò con sé nella stanzetta e si mise a dormire. Buonanotte. Buonanotte.